importante poi per il futuro. Spero sempre in toni molto... Non dimentichiamo quello che è successo e lo sforzo straordinario nei giorni di piena emergenza. Lavoratori straordinari hanno messo anima e corpo nell'affrontare un nemico invisibile che ha cambiato anche l'organizzazione sanitaria della città e dei nostri ospedali per diversi mesi. Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci intervenendo all'iniziativa E sarà buon vento, ideata per regalare una giornata di vela nel fine settimana ai sanitari che sono stati in prima linea contro il Covid. Una proposta sostenuta da Assonautica, skipper e armatori dell'associazione presieduta da Renato Morsiani si sono messi a disposizione per portare a bordo medici e infermieri timonieri per un giorno. Due giornate in tre sessioni, chiamiamole così, di uscita, e porteremo appunto fuori circa 60-70 medici e personale ospedaliero che ha aderito a questa iniziativa. E il nostro modo di dire grazie, come dicevo prima, perché per noi il mare è un qualche cosa che comunque unisce, quindi questo qui vorrebbe essere anche proprio la nostra idea di dire che attraverso il mare comunque diamo il nostro grazie a nostro modo al personale che comunque ha combattuto e che è stato anche duramente provato. Il Comune di Pesaro, che ha sposato l'iniziativa insieme alla Capitaneria di Porto e alla Croce Rossa, sta lavorando sul monumento dedicato alle vittime del coronavirus e agli eroi del San Salvatore. Sarà pronto nei prossimi mesi, fa sapere il primo cittadino, e verrà posizionato nei pressi dell'ospedale. Un'opera artistica per testimoniare stabilmente il ricordo e la riconoscenza agli angeli del Covid. Intanto agli operatori sanitari di Asur e Marche Nord è stata offerta la possibilità di trascorrere in spensieratezza una giornata in mare aperto. Pronti per uscire in mare, sperando anche che tutti i partecipanti imparino anche la vela e tornino numerosi insieme a noi nelle prossime, quelle che saranno le prossime, diciamo, organizzazioni di eventi che abbiamo già in mente di fare.